da sempre in lotta contro l'oscurantismo dell'estremismo musulmano. Facciamoci sentire con un grande applauso per Suad Sbai! Più forte! Ok. Grazie. Grazie, grazie a tutti i romani, grazie a tutta l'Italia. Che emozione, un viaggio. Eravamo qualche mese fa a Milano, oggi siamo a Roma. Una Roma che hanno voluto mettere il burka a Roma. Hanno voluto chiudere la bocca a Roma. Hanno voluto con loro amici, i loro amici integralisti, loro amici Alfano, che solo qualche giorno fa, Alfano, traditori, Alfano che ha ricevuto al Viminale i fratelli musulmani 2 giorni fa. Più forte. Grazie. Parlano tanto degli immigrati, ma chi è il razzista? I veri razzisti sono loro. I veri razzisti sono loro, non è Matteo Salvini. Un applauso a Matteo, che sta salvando non solo l'Italia, ma anche tutti gli immigrati rinchiusi in casa. Le donne che non possono uscire, donne che non possono parlare, donne segregate. E hanno voluto e vogliono segregare anche le donne italiane. No, grazie. Qualcuno mi ha chiesto un minuto fa cosa faccio io qua. Io sono per la libertà. Siamo tutti per la libertà di espressione. Per la libertà di tutte le donne e uomini contro quell'estremismo che ci fa tanto paura. Oggi non abbiamo paura di nessuno. Ci hanno fatto paura che stanno qui a Roma a Sud, ma ci sono andati a vedere italiani come vivono a Tor Bella Monaca o a Tor Sapienza, come vivono gli italiani e le italiane. Qualcuno ha messo 2 o 3 bambini vicino a lui, che abbiamo denunciato l'altro ieri, che perché non ha messo la sua faccia. Mette 3 bambini rom per me, non grazie, non usiamo i bambini. Non ne usiamo gli immigrati, noi siamo per un'immigrazione legale, gente libera in nostro paese, deve rimanere libera. Io una cosa che devo dire al sindaco, non lo so chi l'ha votato in questa piazza, l'unico suo pensiero è cambiare il logo di Roma, noi diciamo no, no. Non deve cambiare Roma, deve cambiare lui, deve andarsene a casa. Prima qualcuno chiamava presidente Renzi, ma chi l'ha votato presidente Renzi? Io voglio dire solo a Matteo Salvini, salvi l'Italia, grazie.